Domenica scorsa, oggi una nuova manifestazione, questa volta in piazza Unità d'Italia a Trieste, per protestare contro la devastante operazione di cosiddetta pulizia degli alvei della Protezione Civile regionale in Val Rosandra, una delle aree verdi più belle del Carso. 6.000 le firme a sostegno del comitato che sta preparando un esposto di infrazione comunitaria. Nada Choc. Definiti ambientalisti da salotto perché hanno protestato contro la pulizia radicale dell'alveo del Rosandra effettuata dalla Protezione Civile, hanno preso in parola l'assessore Ciriani presentandosi in più di 1.000 sotto il palazzo della Regione per chiedere al Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia e Comune che venga fatta chiarezza sulle autorizzazioni e sulla supervisione tecnica dell'operazione nella riserva regionale. Il botanico Pierluigi Ninis, che fa parte del Comitato Scientifico della Riserva Naturale, ha ribadito che nessuno del comitato è stato consultato, ma le infrazioni commesse nell'intervento all'interno del sito di importanza comunitaria ZPS, tutelato anche da Natura 2000, sono di portata comunitaria. Quando si opera in ambito di rete Natura 2000, è buona norma fare una valutazione di impatto ambientale e prevedere delle cosiddetti interventi di compensazione, compensativi, che non sono stati fatti né l'uno né l'altro. Quindi dovrà essere fatto un esposto documentato di infrazione comunitaria. Il popolo della Rosandra ci tiene però a precisare che non vuole colpevolizzare i volontari della Protezione Civile. Noi non ce la prendiamo assolutamente con i volontari, perché i volontari hanno eseguito quello che gli è stato ordinato da chi aveva la responsabilità o si presume sapesse cosa andava a fare. Il problema è che non si sa se in quel momento c'era qualche tecnico in Val Rosandra. E per questo il comitato sta raccogliendo testimonianze, applausi alla notizia che una seconda tornata di pulizia nel Rosandra non ci sarà. I consiglieri